professor Tullio Giraldi, già docente di farmacologia. Bravo. È il termine tecnico esatto, sì. È stato mio professore di farmacologia negli anni 90, ma oggi c'è anche maestro di meditazione Zen da decenni, e oggi ci parlerà della meditazione e della differenza che c'è tra la meditazione e la mindfulness. Io farei così un 40-45 minuti. Bene. 50, sì. E dopo magari 10 minuti. Altro che, quello è importantissimo. Grazie. Allora, non vi annoio, forse c'è un po' di rimbombo, non vi annoio a dire chi sono, nel senso che magari vi dirò prima di lasciarvi che c'è un po' di indirizzi in rete in cui potete poi scoprire chi sono. Ma insomma, ho un'esperienza, vista la mia età, che giustifica largamente quello che vi dirò e che cercherò di comunicare. Allora, il tema di questi ultimi anni, dei miei interessi, è stato principalmente qualcosa che in parte ha coinvolto la farmacologia, no? È il titolo di un libruccio che ho scritto un paio di anni fa, questo, da un'idea del tema, infelici, tristi o depressi. Cioè, come dire, oggi la società globale pone delle sfide non da poco, no? E quindi molti hanno dei motivi di infelicità, tristezza, scoramento, varia. I giovani, insomma, l'occupazione, no? Insomma, uno può immaginare mille condizioni in cui uno può essere in fase di sofferenza. E il trend attuale è largamente quello di appiccicare alla persona che si rivolge anche per aiuto, ad esempio, al sistema sanitario, un medico di medicina generale, un centro particolarmente, insomma, a Trieste meno perché c'è l'esperienza basagliana, ma insomma la tendenza è di mettere un'etichetta alla persona di disordine mentale, di disagio mentale, e quindi di affrontare il problema con la prescrizione tipica di antidepressivi, che sono, tenete presente che in Italia una persona su 12 è ufficialmente depressa e riceve una prescrizione di farmaci antidepressivi, eh? Quindi numeri grandi, no? E quindi capite che è una inappropriatezza che non può neanche finire bene, perché se uno non ha un problema mentale, l'antidepressivo non può funzionare, perché non può risolvere il disturbo mentale vero, no? Sofferto da quella persona, perché gli antidepressivi, anche quelli migliori, funzionano per chi ha un disturbo depressivo raro, importante, che di condizione, io non amo la parola patologica, diciamo così, no? Ma che richiede un intervento medico. Quindi qua c'è già una prima dimensione di inappropriatezza, quindi l'infelicità, la tristezza, lo scoramento o l'assenza anche di uno scopo positivo può manifestarsi in condizioni di sofferenza anche intensa, quello però non è malato di mente, e quindi la società dapprima tende con la psichiatria biologica, le scienze cognitive, no? Che hanno messo in una prospettiva meccanicistica piuttosto che umanistica, no? La condizione umana e le fasi di sofferenza, tende ad essere risolto con la semplice prescrizione di un antidepressivo. Poi, quindi questo può essere di interesse vostro, l'avevo in realtà anche prima pubblicato in Inghilterra, quindi la seconda tappa è quella che a partire dalla fine degli anni 70 è esploso il fenomeno della cosiddetta mindfulness, che poi vi dirò con precisione cos'è. Quindi il tema allora è che dalla meditazione che risale a yoga, di cui conosco poco, non sono un esperto di yoga, però per il buddismo risale quantomeno al V secolo avanti Cristo, no? Quindi la stessa meditazione è stata incorporata in questo mondo di psichiatria biologica, scienze cognitive, eccetera, e viene impiegata nello stesso modo, cioè etichetta di disturbo mentale per chi è infelice, triste, depresso, scorato o privo di uno scopo positivo, invece che la prescrizione di un antidepressivo, la prescrizione della mindfulness. Con le stesse attese che funzioni, attese abbastanza vane, no? Se uno non ha un serio problema medico, e quindi utilizzata come fosse in pratica la prescrizione di un antidepressivo o, in termini più banali, di un'aspirina, insomma, no? Quindi, allora, seconda tappa, e quindi ci ho messo un po' di anni, ho scritto questo libro, che è apparso in Inghilterra a settembre dell'anno scorso, che è psicoterapia, tradotto in italiano, psicoterapia, mindfulness e meditazione buddista, che da 2 giorni è in libreria in,
in Italia, in cui però dal titolo è scomparso la meditazione buddista, ci sono mindfulness e psicoterapia, con un suggerimento probabilmente, se il target sono, come in larga misura lo è, io ho scritto sostanzialmente per studenti, tirocinanti, specializzandi, operatori, il vero target non è la persona, no? E quindi probabilmente in Italia, mentre il Buddhist Meditation può indurre un certo grado di resistenza a chi non ha una grande apertura verso cose orientali o orientaleggianti. Quindi immagino che è stato frutto di una contrattazione con l'editore, insomma. No? Se volete sfogliarli, Covid permettendo, io... Puoi finire, non puoi alzarti. Io no. Quindi se volete sfogliarli, insomma, sono... basta che mi rendiate, perché non ho copie da distribuire e neanche da vendere. Quindi semmai, se vi interessano, li trovate in biblioteca o su tutti i siti di e-books, nel senso che esistono anche come e-books, no? Sul sito del Mulino si possono anche sfogliare le prime pagine, senza, prima di comprare. Boh, allora, questo è grosso modo il terreno, no? Quindi, cosa succede? Succede che... Se non vi spiace, guardo i miei appunti così sono più preciso. Nel 1979 un neuroscienziato americano che si chiama Jon Kabat-Zinn scrisse un libro, Full Catastrophe Living, che ha venduto una grande quantità di copie, inventandosi una roba che lui chiamò Mindfulness Based Stress Reduction Program, cioè un programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness, e aprendo anche un centro per la mindfulness nell'università, adesso non mi ricordo qual era, quello in cui lui insegnava. E questa roba ha avuto uno sviluppo straordinario, nel senso che quindi stiamo parlando dei primi anni 80 di conseguenza, no? Fino a oggi la mindfulness, anche in Italia, ma è molto evidente negli Stati Uniti e in Inghilterra, ha avuto una diffusione straordinaria. È diventata un oggetto in buona misura a pagamento, quindi si calcola, quindi, allora, a partire, no, dall'obiettivo di riduzione dello stress, che è anche una definizione abbastanza buffa, perché lo stress, cos'è lo stress? Lo stress è in realtà una condizione o una reazione a una condizione, quindi già il termine è un po' ambiguo, secondo me. Ad ogni modo, secondo lui bisogna fare mindfulness per ridurre lo stress, anche perché stress vuol dire le situazioni in cui sono esposto, no? Quindi in realtà è ambigua sta roba, cioè vuol dire io sono costretto a vivere male, ne sto male, stress, di stress, no? E quindi faccio qualcosa per attenuare la mia risposta al vivere male, mentre magari quella risposta è assolutamente adeguata, no? Ad ogni modo, quindi, stress. Poi, se ne sono appropriati, a differenza delle altre discipline, tipo yoga, eccetera, è stata immediatamente inglobata nella medicina basata sulle evidenze, quindi la medicina strong, la medicina mainstream americana, per qualsiasi affezione mentale venga in mente, ma principalmente per la depressione, e poi per il disturbo ossessivo compulsivo, per l'ansietà, per qualsiasi cosa vi venga in mente, problemi alimentari, eccetera, e anche poi per quelli che non hanno problemi, per cui si rivolgono ai medici, quindi in generale per il miglioramento delle prestazioni individuali, quindi in ambito aziendale, o addirittura nell'esercito, quindi nell'esercito degli Stati Uniti c'è un programma specifico in cui la resilienza dei combattenti viene ritenuta essere aumentata da cosiddetti programmi di mindfulness. E l'Inghilterra si è definita una mindfulness nation e ha programmi di mindfulness approvati in Parlamento nel mondo della scuola, nel mondo dei carceri, oltre che depressione, no? Quindi salute mentale, anche nel mondo della scuola, nel mondo delle carceri, in generale della società, eccetera. Quindi c'è questo fenomeno. E le stime migliori indicano che questa roba mette in moto negli Stati Uniti oltre un bilione di dollari all'anno, cioè oltre un miliardo di dollari all'anno. Perché tutte queste cose sono fatte tipicamente a pagamento, quindi da psicoterapeuti o da medici o da persone, ancora peggio, che acquisiscono un patentino, ad esempio da Jon Kabat-Zinn, in cui diventano istruttori di mindfulness
con una settimana pagando una certa quantità di denaro, tutte queste cose sono relativamente costose, e potendo anche al di fuori, no? Potendo fare l'istruttore di mindfulness, che è una roba abbastanza delicata, perché largamente si configura anche come una professione abusiva di psicoterapeuta, psicologo per certi versi. Quindi è un ambiente abbastanza ambiguo. Boh. Detto ciò, cosa intendi con mindfulness Kabat-Zinn? Allora dice, l'idea di introdurre la meditazione buddista senza il buddismo nella medicina ufficiale. Obiettivo primo. Con la mindfulness, cioè la consapevolezza, la mindfulness di lui è così definita, la consapevolezza del prestare attenzione in maniera deliberata al presente senza giudicare lo svilupparsi dell'esperienza di momento in momento, ottenuta attraverso la pratica della meditazione quale veicolo per il superamento della sofferenza. Allora, cosa lodevole in vero, no? Ovvero, essere capaci, no, di prestare l'attenzione solo al momento presente, di non avere pensieri intrusivi, di non avere quella che si chiama ruminazione, cioè, no, la mente che funziona un po' per conto proprio, anche indipendentemente da come vogliamo che funzioni, ci sta benissimo naturalmente, no? E ancora più se uno inavvertitamente, insomma, inconsapevolmente, no? Di fatto ha qualcosa che gli piace, non gli piace, che va bene, che non va bene, no? Quindi c'è questo eccesso di attività mentale, quindi pensieri che ci sono, in più con atteggiamento giudicante, che se viene attenuato laddove uno desideri attenuarlo, per carità, è uno scopo assolutamente condivisibile. Il problema è se quello che viene proposto è in realtà un metodo proponibile e che realizza l'obiettivo così definito, no? Perché in realtà nella mindfulness agli albori c'era una certa quantità, è nato un modulo di 8 settimane in cui c'è un incontro settimanale con una certa, una piccola quantità di meditazione ampiamente guidata. Quindi uno che sta lì apparentemente a calmarsi un po', però sempre con una voce che suggerisce certe attività mentali riguardo. Si è mai preceduto nel cosiddetto body scan, cioè da un rilassamento da distesi. No? In più, man mano che sta roba è stata incorporata dalle scienze cognitive, quelle delle psicoterapie, in Inghilterra e negli Stati Uniti hanno sviluppato un programma che si chiama Mindfulness-Based Cognitive Therapy, cioè terapia cognitiva, psicoterapia cognitiva basata sulla mindfulness, in cui in pratica c'è tracce quasi inavvertibili di meditazione, ancorché guidata nel modo che si diceva. Quindi, insomma, la meditazione è andata praticamente dispersa. No? Però l'idea di base era quella, meditazione buddista senza buddismo, perché uno dei perni del buddismo è di affrontare le sofferenze dell'esistenza, no? E allora, immaginate, negli Stati Uniti, nel Midwest, non è che di fronte a persone con scarsa scolarità, scarsi interessi culturali, privi di passaporto, che non interessa niente di quello che c'è nel mondo, uno va lì a fargli fare robe orientaleggianti. Non plausibile. Quindi l'idea originale è anche motivata da questo desiderio. Però analizziamo un po' le connessioni col buddismo, visto che l'idea originale è ottenere gli stessi obiettivi del buddismo attraverso l'attenuazione delle sofferenze con la meditazione senza buddismo. Intanto, meditazione. Quelli di voi che sono esperti di yoga probabilmente sanno molto meglio di me che la meditazione non appartiene a un singolo approccio, no? Quindi anche nello yoga c'è la meditazione. E quindi anche il buddismo origina dalla cultura indiana, quindi dall'induismo, quindi dai noti testi tipo Upanishad e Bhagavad Gita o Gita, non so come si pronuncia. Gita. E c'è anche il Dhyana Yoga e nel Hatha Yoga c'è anche una componente di meditazione. E la stessa parola Dhyana, correggetemi se dico le parole sbagliate o qualsiasi roba vogliate, eh? Quindi Dhyana è una parola sanscrita che vuol dire visione, la quale poi, quando il buddismo, che è nato nel nord dell'India, si è spostato in Cina nel V secolo d.C., è diventata Chan in cinese, e quando poi si è spostata 500 anni dopo, circa, in Giappone, è diventata Zen. Quindi, insomma, non è che ci si strappa a dire chi è il titolare, no? Quindi,
meditazione, poi vedremo un istante cos'è, però nell'immagine di chiunque, no? C'è un'immagine di uno seduto a gambe incrociate e le stesse statue del Buddha, che sono delle icone, quindi c'è anche una forte simbologia, no? In queste icone, però è certamente di uno seduto a gambe incrociate, che sta tranquillo, fermo, e con un'espressione sul volto che indica una certa immersione in un qualcosa di profondo, no? Con un'espressione abbastanza distaccata, no? Dall'espressione, da qualcosa che sia diverso dall'espressione di una quiete interna, insomma, di una concentrazione, di una quiete interna e di una calma mentale. Allora dicevo, il buddismo è una roba sorprendente, perché normalmente si dice il buddismo è una delle grandi religioni. Insomma, è una religione nel senso che ci sono dei templi e ci sono ci sono dei monaci, ci sono delle funzioni religiose, di fatto ci sono delle funzioni, ci sono dei riti. Però non ha nulla in comune con le altre grandi religioni. Se prendiamo cristianesimo, islam e ebraismo, tutte queste hanno un'entità sovrannaturale divina, hanno dei testi trasmessi da questa, quindi c'è una verità rivelata e accessibile in buona misura, no, al clero, che amministra in maniera autorevole, no, i contenuti di queste robe che provengono da un mondo ultraterreno, insomma, no? Nel buddismo non c'è divinità, non c'è nulla di tutto questo. Quindi il buddismo in realtà è nato, probabilmente voi avete visto anche i film tipo Il piccolo Buddha di Bertolucci, no? Cose di questo genere. Quindi la leggenda che ha un fondamento storico è che un giovane nobile rampollo di una famiglia molto benestante, quindi che governava un piccolo regno, una piccola roba, insomma, nell'India del Nord, vissuto nella bambasia, una volta mette il naso fuori dalla porta e scopre che il mondo fuori è orrendo. Immaginate, già India ha delle condizioni per le classi inferiori terrificanti ancora oggi, no? 2500 anni fa ancora peggio, quindi fame, sporco, malattie, storpi, tutto quello che volete, no? Per cui allora il giovane Siddhartha Gautama, sconvolto da questo, da un lato abbandona la famiglia e i viaggi e cerca una via per convivere con queste robe, insomma. Per cui, insomma, per fare breve una storia che anche racconto male, prova tutte le pratiche ascetiche concepibili disponibili in India e scopre che quantomeno la sua sofferenza individuale nel confrontarsi con le sofferenze dell'umanità e quindi di tutti quelli che incontrava non si attenua, e quindi che non era un veicolo, insomma, l'ascetismo non era un veicolo per l'attenuazione della sofferenza né l'adesione a testi, insegnamenti, eccetera, impartiti da chiunque. E quindi la leggenda è che stava per 6 anni sotto l'albero della Bodhi, sempre nell'India del Nord, finché, dopo un adeguato periodo di meditazione, giusto appunto, seduto a gambe incrociate, e accudito probabilmente da altri, o anche rimanendo digiuno per tempi lunghi, insomma, queste sono quelle robe che sono in parte leggendarie, comunque ottiene il risveglio, no? Ottiene quello che nell'induismo sarebbe nirvana, no? E da quel momento comincia a praticare, quindi il buddismo non sono nient'altro che i sermoni del Buddha, che va in giro per l'India del Nord per 45 anni a raccontare alle persone come si fa a non farsi male o a non star male confrontandosi con le cose della vita. Quindi, allora, non c'è nulla di sovrannaturale. Poi vi racconterò in fondo anche il contenuto di un sutta che è particolarmente rivelatore. Il Buddha non ha scritto nulla e quindi di tutta la sua predicazione, è stata raccolta poi nei secoli, trasmessa per via orale, ed esistono i documenti più ricchi per dire quanto è complessa, no? Poi quanto è complesso l'insegnamento. Complesso non nella sua natura da realizzare, ma complesso per quello che è stato, per il modo in cui è stato impartito, no? Quindi sono i cosiddetti testi che sono stati scritti nelle lingue dell'epoca, o in Pali o in sanscrito. Quelli che sono sopravvissuti a noi sono quelli scritti in Pali e sono quelli che stanno alla base sostanzialmente del buddismo del piccolo veicolo, cioè del buddismo Theravada, cioè del buddismo della meditazione Vipassana. Spero che vi siano cose vagamente note, ma comunque se no poi
magari me lo chiedete e dico di più. Ora, per dire quanto sono grandi, allora, hanno fatto vari concili nei secoli successivi per raccogliere e sistematizzare i sutra, si chiamano sutra o sutta, no? In pali le parabole del Buddha. In Inghilterra, fino all'Ottocento, hanno fatto la Pali Text Society, cioè una società per i testi pali, e nel 1928, avendone tradotto parte, avevano tradotto 96 volumi per 26.000 pagine. Però in realtà non è che uno debba immergersi in questa roba, perché anzi il messaggio del buddismo è che non è importante la comprensione concettuale, quanto è importante avere come obiettivo il risveglio, cioè non essere subordinati in una maniera incontrollata dai prodotti della propria mente. In pratica di documenti che siano molto importanti ce n'è anche relativamente pochi, perché il primo sutra corrisponde all'insegnamento impartito dopo il risveglio, no? di Siddhartha Gautama, del Shakyamuni Buddha, dopo il risveglio sotto l'albero delle Abodhi, vicino a Varanasi, Benares oggi, fece la prima volta il discorso che è chiamato il sutra della messa in movimento della ruota del Dharma, in cui sostanzialmente enuncia, riducendolo al minimo, le cosiddette quattro nobili verità, cioè sofferenza, causa della sofferenza, distruzione della sofferenza o duplice sentiero. Cioè, l'esistenza è intrinsecamente sofferenza o dolore, porta sofferenza e dolore. Se non altro, vecchiaia e morte, normalmente, più malattia, sofferenza. Causa della sofferenza, la causa della sofferenza è mentale nostra, cioè non vuol dire che tutta la sofferenza è solo mentale, perché se io mi do una martellata sull'alluce ho un certo grado di sofferenza che esiste, no? Però la sofferenza, quale sofferenza? La sofferenza dell'attaccamento alle cose cosiddette composite che sono impermanenti. Cioè, vengo male, tutta la realtà è sempre dinamica ed è fatta di tutte le parti che si influenzano una con l'altra. Se uno cerca di attaccarsi a una cosa o per evitare di stare male o perché gli piace, c'è l'attaccamento a una cosa che, essendo impermanente, prima o dopo causa problemi. Quindi intrinsecamente c'è una causa della sofferenza. E c'è però un modo per evitare che ciò accada, ed è il nobile o duplice sentiero, chiamato anche la via di mezzo. Vi dico questo perché è interessante sia per collocare la meditazione, sia perché capirete quanto è assurda l'idea di prendere la meditazione buddista senza buddismo per far sì che la gente smetta di soffrire. Quindi, allora, nobile o duplice sentiero. Cosa dice il nobile o duplice sentiero? Allora, il nobile o duplice sentiero è composto di 8 parti. 2 riguardano la saggezza. Il che vuol dire allora? 1, nell'esistenza è opportuno che abbia, e c'è sempre la parola giusta o retta, che ci dà un'idea di quanto il buddismo ha un radicamento sostanzialmente di natura morale. Quindi, saggezza, moralità e meditazione sono le 3 aree del nobile o duplice sentiero. Saggezza, moralità e meditazione. Saggezza che è composta, diciamo così, da giusta visione e giusta intenzione. La giusta visione comporta proprio le 4 nobili verità che vi ho detto un istante fa, cioè che c'è la sofferenza, che si può capire come, no? Sofferenza, quali sono le cause della sofferenza che possono essere affrontate esattamente con le duplice sentiero, le 4 nobili verità. In più c'è anche i 3 segni dell'esistenza che sono cruciali, che è dukkha, anicca e anatta, cioè dukkha è la sofferenza, il dolore esistenziale. Anicca è l'impermanenza della realtà nella sua composizione articolata, che è sempre in movimento, quindi non è possibile mai fermare un qualcosa confidando, no, che vada bene quella, perché poi dopo un po' cambia. E anatta è il fatto che per noi la realtà, quello che noi chiamiamo realtà, è un prodotto mentale. Cioè, noi non abbiamo una cognizione della realtà. Noi sappiamo quanto il cervello, cioè l'encefalo, porta alla nostra attenzione di tutte le afferenze sensitive, di tutte le afferenze sensoriali, e quello che il cervello elabora autonomamente. Quindi capite che è un qualcosa che ha un significato non piccolo, incluso il fatto che da questo punto di vista non esiste il sé.
Il 6 è una costruzione mentale. Cioè, mentre esiste il piede, io posso mostrare il piede, posso mostrare un dito, posso mostrare il sé, che sarebbe in me, vabbè, psicologi lo chiamano il sé, no? No, perché è una funzione mentale. È una delle tante idee che abbiamo, in cui ognuno pensa di essere allegro, triste, bravo, stupido, no? Più bravo di quant'è, meno bravo di quant'è, perché è una costruzione mentale pure quello. Quindi l'obiettivo del buddismo è il risveglio in una dimensione altruista. Infatti c'è 4 voti del bodhisattva, quindi l'ideale del bodhisattva nel buddismo Mahayana, nel buddismo del grande veicolo, no? È salvare tutti gli esseri, estirpare tutte le brame, comprendere tutte le leggi e realizzare l'illuminazione, cioè il risveglio. Perché il risveglio è il essere in contatto con se stessi e con il mondo esterno al di fuori della mente ordinaria, cioè da quella che corrisponde al sé, che è insussistente, come insussistente la nostra credenza che esista una realtà stabile, no? All'esterno di noi stessi. Vabbè, questo era quindi saggezza, no? giusta visione, 4 nobili verità e i 3 segni dell'esistenza. Poi giusta intenzione, che vuol dire non attaccamento, e benevolenza e non violenza. È un attaccamento importante, perché anche nei pochi minuti che parleremo viene fuori sempre il concetto che lo stesso Buddha nelle sue parabole incoraggia sempre a non credere né a scritti né a maestri, ma che ognuno deve sperimentare da sé restando in questa dimensione etica, cioè in questo caso sì di giudizio di quello che va bene e di quello che non va bene. Poi moralità, quindi la seconda area del nobile ottuplice sentiero, quindi giusta parola, cioè parlare in maniera che non sia sconsiderata, no? Giusta sussistenza, cioè vivere in una maniera, il nobile ottuplice sentiero si chiama la via di mezzo, quindi tutto il buddismo è un evitamento degli estremi, quindi anche qui tra edonismo e ascetismo. Trovare proprio equilibrio, no? Quindi senza eccessi. E poi giusta azione che corrisponde ai precetti dei buddhisti, che sono divisi in 2 gruppi di 5, 5 per i buddhisti in generale. Tenete presente che, no, non ho insistito col dirlo, colgo l'occasione per dirlo adesso, quindi il buddismo, quindi dall'India del Nord si è ancorato in Cina, poi dalla Cina si è mosso in Giappone, nel sud-est asiatico, a Ceylon e nel Tibet. È cambiato drammaticamente, ancorandosi in questa realtà, però pur mantenendo in comune un nocciolo che è assolutamente riconoscibile e che è proprio del buddismo. No? Quindi, diciamo così, quelli che sono buddisti normalmente si attengono ai primi 5 precetti, quelli che stanno in monastero, questo perlomeno nei monasteri Theravada, no? Si attengono anche ai secondi 5, e sono non uccidere, non rubare, non indulgere in sesso improprio, non mentire, non assumere sostanze inebrianti. Quindi questo ciascun buddista dovrebbe, perché non c'è il concetto di peccato, uno non è che deve rendere conto a qualcuno, uno rende conto a se stesso, cioè siccome c'è una legge causa-effetto, che è il cosiddetto principio della coproduzione condizionata, è una letteratura complessa, devo dire sinceramente, però noi semplicemente viviamo in un mondo in cui subiamo le conseguenze delle nostre azioni, positive o negative, no? E quindi rendiamo conto a noi. Nessuno deve venirci a dire tu perché hai fatto. E beh, chi sei tu? No? Io rendo conto a me stesso. Quindi anche in questo senso è chiaro che è importante, per esempio, è inutile che uno mediti se poi alza il gomito e quindi, no, è gravemente disturbato nella sua persona, no, e funzioni mentali dall'assunzione di sostanze inebrianti. Nei monasteri, quantomeno Theravada, quindi questo è caratteristico di un approccio, diciamo così, delle scuole buddiste, c'è la richiesta di non darsi a danze e cose del genere, questo per le monache, c'è sempre stato monache tra l'altro, e anche recentemente parlando di maestra Zen, c'è delle grandi personalità nel XX secolo di maestre Zen, quantomeno, campo che conosco meglio. Quindi, per le monache, non uso di cosmetici, profumi, cose di questo genere, non utilizzare un letto comodo, quindi non agi, no? E cose di questo genere, e non accettare denaro in cambio dell'insegnamento. E anche questa è una cosa che, riflettendoci, ha una sua importanza. Perché
io poi sono stato insegnante tutta la vita, no? Io sono stato insegnante nel pubblico, però già con le psicoterapie private, con le scuole di psicoterapia private, le scuole di formazione e specializzazione, no? Se io sono pagato dai miei allievi, io cerco di tenere più allievi possibili, no? Indipendentemente dalla qualità di quello che succede. È umano, è comprensibile, no? Però fa pugni con impartire un insegnamento magari difficile, no? In cui è importante, come il famoso chirurgo, no? Che il chirurgo bravo è quello che le cui ferite ai suoi pazienti non infettano, però che anche quando c'è da far male, fa male, no? In questa prospettiva un insegnamento pagato non ci sta, e mi soffermo qui. E poi le ultime tre cose, gli ultimi tre ambiti del nobile ottobre di sentire sono la meditazione, cioè giusto sforzo, giusta presenza mentale e giusta concentrazione. Allora, giusto sforzo pacifico, cioè vuol dire bisogna impegnarsi a sufficienza. Se uno vuole il risveglio, non è che vuole il risveglio, cioè vuole, no, diventare capace di non essere subordinato dalla mente ordinaria e di vedere bene o perfettamente dentro se stesso e fuori da se stesso. Però bisogna anche che faccia tutto quello che è opportuno ed evidentemente più grande, anche parlando in termini molto banali, no? Più grande è l'obiettivo che uno si pone, probabilmente sono anche più grandi gli sforzi che uno deve fare per raggiungerlo, perché magari esistessero grandi risultati con piccoli sforzi, no? Quindi giusto sforzo, giusta presenza mentale. Allora, giusta presenza mentale è la sati o smriti in sanscrito, in pali e in sanscrito, sati, ed è esattamente il termine che è stato tradotto con mindfulness. Mindfulness letteralmente vuol dire pienezza della mente, no? Full è pieno, mind è mente, ness è il suffisso, no? Quindi pienezza della mente. La catastrofe, dal mio punto di vista, è successa, sarà catastrofe relativamente, quando i testi, perché tutti questi testi, tutta la conoscenza del buddismo in Occidente largamente è cominciata in Inghilterra con la Buddhist Society di Londra, semplicemente per il motivo che c'era l'impero britannico e quindi gli inglesi avevano accesso a larga parte del, no, del continente, del subcontinente asiatico, e quindi c'è stato l'interesse culturale principalmente, insomma, inglesi. Quindi sati è stato tradotto immediatamente in inglese come mindfulness. Ma è una parola accattivante che rende, e quindi le usano tutti, inclusi i francesi, che pur sono abbastanza sciovinisti e refrattari a usare parole inglesi, no? E il terzo fattore della meditazione è la giusta concentrazione, che si chiama, che ha il cui termine originale. Qui c'è tutta una terminologia molto sofisticata, sia sanscrito o pali, ma infatti gli studiosi più attenti, specie filosofi, non tanto in fine di pratica, ma quelli che la studiano accademicamente, devono essere dei fini cultori del sanscrito e del pali. E quindi la giusta concentrazione si chiama samadhi. E curiosamente, nel fenomeno della mindfulness, è andata persa il samadhi. Samadhi è la quiete della mente che viene fuori quando uno raggiunge una profonda concentrazione in una meditazione profonda. Tenete presente che samadhi è così importante che nello Zen, di cui parlerò fra un istante, nello Zen, la pratica del Soto Zen, che è una delle due scuole principali dello Zen che sono sopravvissute fino a oggi, Soto Zen, si preoccupa solo del samadhi. Quindi uno fa Zazen calmando la mente, sta in samadhi. E paradossalmente mindfulness, niente samadhi, solo sati. E qui la sati viceversa è sfuggente, no? Perché giusta presenza mentale, no? Quindi siamo tornati dalla mindfulness al buddismo nel percorso che vi ho cercato di illustrare rapidamente, no? Allora, dove sta un aspetto debole della mindfulness? Beh, che nei paesi buddisti ci sono molti fedeli buddisti, ma sono profondamente fedeli. Io ho un'esperienza di Giappone, un'esperienza di Thailandia, però
specie in Thailandia, ma anche in Giappone. In Giappone è più complicato, perché in Giappone c'è una, lo spirito di fondo è di tipo shintoista, mentre invece in Cina, dove poi viceversa il buddismo, specie poi con la rivoluzione culturale, ha subito dei tracolli spaventosi, però in Cina si è connotato ben o mal su linee Tao, del taoismo. In Giappone sullo spirito nazionale, che è lo spirito shinto, no? Perché sto dicendo questo, quindi? Ad ogni modo, quindi mindfulness. Ah, per questo motivo lo stavo dicendo, perché in questi paesi sono i fedeli, sinceri fedeli, che vanno nei templi, e nei templi ci sono monaci. Però non c'è mai ricorso a scritture di provenienza ultraterrena né autorità ricondotta a enti di questo genere. Cioè, c'è sempre i discorsi, i sutra, alcuni sutra e gli insegnamenti del Buddha storico, che sono questi che vi dicevo, no? Quindi di atteggiamenti etici riguardo l'esistenza. La mindfulness ha dimenticato tutto questo, quindi questo mondo così complesso che anche non so quanto efficacemente ho cercato di rappresentarvi, ha preso un pezzettino piccolo della stessa meditazione buddista, dimenticando anche una cosa, che tutti i buddisti sostanzialmente meditano solo i monaci nei monasteri. Cioè il fedele buddista giapponese, il fedele buddista thailandese, dove il buddismo è la religione di Stato, tra l'altro, vanno sì in tempio. Per esempio in Thailandia mettono le foglioline d'oro sulle statue del Buddha, pregano, fanno robe, insomma, no? Pregano, che vuol dire recitano sutra con significato filosofico, non si rivolgono a un'autorità suprema, d'accordo? Quindi recitano i sutra, cioè recitano i discorsi del Buddha, che hanno un significato sostanzialmente esistenziale. Quindi i fedeli non meditano affatto, quindi meditano solo i monaci nei monasteri. Quindi capite che essere andati a prendere proprio la sati, chiamandola mindfulness e centrando tutto sulla sati, in cui la sati è un pezzetto piccolo di una roba che presa da sola e in maniera superficiale, no? Privata della connotazione, della profondità, di tutto quello che volete, vale praticamente niente, insomma. E l'altra contraddizione straordinaria è che per il buddismo il risveglio, che è l'obiettivo di ogni buddista, è il superamento dei limiti della mente ordinaria, cioè di realizzare la visione di se stessi e del mondo al di fuori dal funzionamento della mente ordinaria. E vi ho appena detto che anatta, che è uno dei concetti cardini del Buddha, è l'insussistenza del sé e della realtà. Cioè, sono tutti prodotti mentali, non esistono. Allora, da un lato c'è da superare il sé, cioè di non essere ancorati al concetto che ognuno ha di sé, che è un limite. Se anche non è un limite, se anche non fa star male, ma fa star bene, fa sempre star bene per un poco, oppure fa star bene fino alla tomba, ma uno è ancorato al suo pallino. Non so se mi spiego. Quindi, allora, per il buddismo il sé, cioè l'insussistenza del sé, anatta. Per le psicoterapie cognitive, che sono la parte migliore della mindfulness, che si sono appropriate della mindfulness, viceversa, l'obiettivo delle psicoterapie è puntellare il sé di uno che approda a uno psicoterapeuta perché ha un problema. E quindi è esattamente antitetico da questo punto di vista. Non so se rendo l'idea. E quindi potete capire quanto è relativamente vano. Cioè, è una roba che può essere fatta, sì. Poi, ancora peggio se viene... Quindi, oggi la mindfulness, quindi largamente, almeno in Inghilterra, è fatta da psicoterapeuti cognitivi, che sono però riconosciuti come tali e che hanno una qualche... devono dimostrare, dichiarare, insomma, di avere una qualche pratica di esperienza, che è una mente molto limitata. Oppure, specie negli Stati Uniti, uno si compra il patentino di istruttore di mindfulness, da Kabat-Zinn o cose simili, e in pratica ha meditato per una settimana, qualche decina di minuti. E quindi potete capire quanto è lontano dal mondo a cui si vuole fare riferimento con le mindfulness, sostanzialmente. No? Se voi andate a leggere un po' i testi buddisti, scoprite che in realtà sono estremamente sofisticati, ovvero non c'è nulla dei testi di questa estesa serie, dai testi antichi, dai canoni pali, fino poi ai sutra che sono stati
che vengono considerati sutra, ma che sono stati fatti da maestri buddisti in periodi successivi, non c'è nulla che confligga né con la filosofia né con le scienze oggi. E ci sono personalità straordinarie. Per esempio, a Padova c'è un professore emerito di filosofia, che è Gian Giorgio Pasqualotto, che ha scritto parecchi libri, sono anche accessibili, quindi c'è 10 lezioni sul buddismo, c'è 2 libri, eccetera, per dire insomma che il buddismo ha attratto sia psicologi, no? Lo Zen in particolare, negli anni 60 negli Stati Uniti, per esempio Eric Fromm, c'è un libro che si chiama Psicoanalisi, Buddismo, Zen, in cui ho fatto da 3 capitoli, in cui uno è scritto da Eric Fromm, che è uno dei più grandi psicoanalisti, no? Noti. E quindi c'è sia filosofi che psicologi, e sono stati attratti, magari dopo un'iniziale perplessità nei confronti del buddismo per questa sua, in fondo, cosmologia, cosmogonia, non so come dire, insomma, questa sua visione totale, no? della realtà al di fuori al di fuori delle esperienze individuali, insomma, o delle scuole, dai libri, dai concetti, dai pensieri, insomma, no? Quindi tutta questa roba regge nel tempo, e se andate a leggere anche in maniera superficiale scoprite per esempio che nella meditazione vipassana, che è una meditazione guidata, viene guidata durante poi la meditazione che uno fa da solo, l'esplorazione del corpo, delle sensazioni, della mente e delle attività della mente. No? Quindi, questo in maniera che uno diventi capace, in realtà, di potersi contemplare o osservare senza identificarsi né con questi 4 ambiti o oggetti, chiamateli come volete, né con le loro funzioni. Corpo e sensazioni, mente e prodotti mentali. E nello stesso tempo, voglio dire, sono robe vecchie di 2500 anni fa, che la mente ha stati ordinari e stati superiori. Nel buddismo Theravada, nel buddismo Theravada, gli stati ordinari sono che la mente può essere distratta, illusa, rabbiosa o avida. E quindi anche lì, uno meditando e prendendo contatto con queste parti proprie, può diventarne meno subordinato. No? E stati superiori, come la mente che diventa liberata, concentrata, insuperabile, grande. E corrispondentemente sono stati identificati nel percorso, parlo del Theravada adesso, nel percorso del Theravada impedimenti che sono, impedimenti, no, per percorrere la via con la meditazione che stavo dicendo, impedimenti sono dubbio, indolenza, torpore, irrequietezza, preoccupazione, avversione, desiderio sensuale, quindi tutte cose che con l'investimento adeguato uno comincia a scoprire e comincia a poter vivere senza essere identificato con questi stati, insomma. Impedimenti. Poi, esistono gli aggregati, cioè noi, noi vediamo la realtà attraverso occhio, orecchio, naso, lingua, corpo e intelletto. Per il buddismo c'è sei condizioni sensitive, di cui l'ultima è l'intelletto, cioè la consapevolezza, la coscienza, insomma, no? E ancora ci sono i fattori del risveglio, l'equanimità, la concentrazione, samadhi, nominata prima, tranquillità, gioia, energia, studio del Dharma, presenza mentale, sati. E quindi qua ritroviamo, se volete, sati mindfulness, che però è in tutta questa roba, con tutto questo processo. Una cosa straordinaria, e sono veramente alla fine, ancora qualche minuto, spero resistiate ancora un paio di minuti, resistete ancora un paio di minuti, c'è lo Zen. Lo Zen è una cosa assolutamente straordinaria, perché se il buddismo è già una cosa straordinaria rispetto alla condizione umana, cioè il porre l'attenzione sulla persona, sulla responsabilità che una persona ha nei confronti di se stesso in una dimensione ampia, no? Non, c'è sì il fattore etico, ma non di giudizio esterno, c'è il peccato, no? E quindi, in fondo, il buddismo trascende le altre religioni, pur essendo una religione, perché è anche
oggetto di riti, quindi i funerali si fanno, no? Per esempio, no? E cose di questo genere, però già trascende quantomeno le grandi religioni teistiche, e difatti non ha mai fatto i danni che hanno fatto le grandi religioni teistiche, cioè le guerre di religione, la benedizione dei canoni, cose di questo genere, il buddismo non l'ha mai fatto. Anzi, in Vietnam c'è Thich Nhat Hanh, no? Che non so se conoscete, si era impegnato molto, e c'erano anche i bonzi che si davano fuoco in Vietnam come momento di no? violenza su se stessi per attenuare la violenza che si verificava nella guerra. No? Quindi il buddismo allora è già un quid di straordinario, e lo Zen è altrettanto straordinario del buddismo, perché lo Zen punta direttamente al risveglio senza tutte quelle robe lì. La definizione dello Zen, ottima, una delle migliori definizioni dello Zen, è stata data da Bodhidharma, che è il 26esimo patriarca, nel V secolo d.C., che ha portato lo Zen in Cina, il Chang in Cina, e dice: lo Zen è una speciale trasmissione esterna alle scritture, non dipendente dalle parole e dagli scritti, che punta direttamente alla mente e cuore dell'uomo, che vede la propria natura e raggiunge la buddhità. Cioè la buddhità, cioè dire quello stato in cui uno non è subordinato, si è risvegliato, no? Si è illuminato e quindi vede le cose al di fuori della propria attività mentale. Le tradizioni che sono sopravvissute oggi sono due: Soto Zen, che fanno solo Zazen guardando la parete, Samadhi, e Rinzai Zen, che viceversa, in cui si pratica lo Zazen, cioè la meditazione seduti, però con l'ausilio, dopo una fase iniziale per i principianti, della pratica dei cosiddetti Koan, su cui non mi soffermo al momento, raggiungendo, qui sì, c'è un obiettivo definito, raggiungendo in maniera riconosciuta dal maestro, che appartiene al lineaggio che parte dai sei Buddha che hanno preceduto il Buddha storico nella tradizione buddista, fino al proprio maestro, e al maestro del proprio maestro, finché uno raggiunge una condizione che viene in qualche misura certificata dal maestro, che uno sa di aver raggiunto, e la prima volta che uno vede la propria vera natura, che è il Kensho, è quando uno compie un percorso tradizionale di superamento di un grande numero di koan tradizionali, uno raggiunge quello che viene definito il Satori, cioè la visione diretta di quello che sta attorno, che sarebbe quello del Nirvana, che qui il percorso è molto ben definito. Difatti, lo Zen Rinzai è quello dei samurai, per intenderci, quello di spadaccini, del tiro con l'arco, quindi è una roba dinamica, non è una roba così banalmente culturale. Finisco con il leggervi una cosa che piace di solito ai giovani, è piccola, che è il discorso che il Buddha Shakyamuni fece ai Kalama, una popolazione dove aveva praticato, ed è considerato il documento praticamente del... in inglese dicono free will charter, cioè la carta del libero arbitrio, perché dice il Buddha, predicando. È interessante perché tutte le prediche del Buddha sono sempre un discorso logico in cui lui non fa affermazioni. Lui di solito si rivolge a un allievo, che vuol dire anche poi a chi ascolta, facendo un ragionamento, per cui porta le persone che lo ascoltano a seguire il suo ragionamento e a concludere che effettivamente è così. Questi sono, no, i testi pali. Comunque nel discorso ai Kalama dice Shakyamuni Buddha: è giusto che voi abbiate dubbi e perplessità, perché sono dubbi relativi ad argomenti controversi. Ora, ascoltate, o Kalama, non fatevi guidare da dicerie, da tradizioni o dal sentito dire. Non fatevi guidare dall'autorità dei testi religiosi, né solo dalla logica e dall'inferenza, né dalla considerazione delle apparenze, né dal piacere della speculazione, né dalla verosimiglianza, né dall'idea questo è il nostro maestro. Ma, o Kalama, quando capite da soli che certe cose non sono salutari, sbagliate e cattive, allora abbandonatele, e quando capite da soli che certe cose sono salutari e buone, allora accettatele e seguitele. Direi che mi fermo qui con queste parole, salvo darvi due coordinate per come poi magari ritrovarci dopo che abbiamo magari condiviso qualche pensiero assieme. Grazie per l'attenzione.